coprendo tutto. È già fatto. La rete per Gaza del capo di Leuca organizza anche stasera la notte del borgo di Alessano la raccolta farmaci per la popolazione civile di Gaza colpita dalla barbarie dei bombardamenti sionisti israeliani. Rispondiamo così con l'arma più bella, quella della solidarietà, alla violenza inaudita dell'aggressione israeliana. Siamo vicini alla popolazione civile di Gaza colpita dai bombardamenti. Raccogliamo qui ad Alessano, come in tante altre località d'Italia e d'Europa, antidolorifici, antinfiammatori, antibiotici a largo spettro, siringhe, garze per uso ospedaliero. Potete recarvi presso le farmacie di Alessano e Montesardo che collaborano all'iniziativa e lasciare lì i farmaci che deciderete liberamente di acquistare e donare alla popolazione civile di Gaza. Israele continua nelle sue aggressioni, Israele continua nella sua politica sionista, dopo aver rinchiuso per 10 anni centinaia di migliaia di palestinesi nella striscia di Gaza, oggi li bombarda perché ha deciso di continuare in questo modo la sua aggressione militare. È per questo motivo che ci sentiamo vicini alla popolazione di Gaza, ci sentiamo vicini alle donne e ai bambini che sono le prime vittime dei bombardamenti israeliani che colpiscono indifferentemente le scuole, le abitazioni private, gli ospedali, con una violenza inaudita che nulla ha a che fare con la guerra, ma che si profila in tutto e per tutto come un crimine contro l'umanità. Restiamo solidali con i palestinesi di Gaza e esprimiamo la nostra vicinanza organizzando stasera una raccolta farmaci di sostegno a questa popolazione martoriata. Potete lasciare i farmaci che deciderete di comprare presso le farmacie di Alessano e Montesardo che collaborano all'iniziativa, oppure potete lasciare qui il vostro contributo. Ci preoccuperemo noi di girarlo sui conti correnti della ONG Certesom, che lavora da anni con la popolazione civile palestinese. Si tratta di cooperanti, di giovani cooperanti italiani che insieme ai cooperanti palestinesi locali lavorano a fianco della popolazione civile, nelle scuole, negli ospedali, nelle strutture sociali e sanitarie di assistenza. Siamo vicini alla popolazione civile di Gaza, restiamo umani, come diceva Vittorio Arrigoni, ci opponiamo in questo modo all'aggressione brutale dello Stato di Israele. Raccogliamo questa sera i farmaci o il vostro libero contributo che destineremo all'ONG Certesom. Rispondiamo in questo modo con l'arma più bella, quella della solidarietà alla brutalità della guerra israeliana che miete vittime tra la popolazione civile in maniera indifferente e indiscriminata. Chiediamo il termine, la cessazione immediata di questa aggressione, chiediamo che Israele venga processato per i suoi crimini contro l'umanità e intanto ci mobilitiamo per essere vicini alle migliaia di feriti, donne, bambini, persone indifese che hanno dovuto subire l'aggressione militare. Lasciate liberamente qui il vostro contributo oppure recatevi nelle farmacie di Alessano e Montesano. Potrete acquistare lì gli antibiotici a largo spettro, gli antinfiammatori, le siringhe, le garze a uso ospedaliero che destineremo alla popolazione civile e alle strutture sociosanitarie della striscia di Gaza.
Adesso passo la parola a Fulvio, che ricordo ha proiettato prima un documentario Eternator. Lui parlerà della rete per Gaza. Quello che sta succedendo in Palestina penso lo sappiamo tutti, ma forse mi sbaglio, forse non lo sappiamo tutti, forse quello che sappiamo è meno di quello che succede veramente a Gaza. Quello che sta succedendo a Gaza è una vergogna per tutto il mondo, in primis per noi occidentali. Noi possiamo stare qui, fare la festa, divertirci tutto quello che vogliamo, ma dall'altra parte ci stanno 2.000 persone che in meno di un mese sono morte per la nostra responsabilità. La nostra responsabilità. L'Italia vende a Israele il 41% delle armi che Israele usa contro i palestinesi. Siamo o non siamo responsabili? Usiamo un altro termine, più bello. Siamo o non siamo colpevoli? Lo siamo. A Gaza vivono 1.800.000 persone in una striscia di terra di 40 km di lunghezza e 7 km di larghezza. Questo significa come da Santa Maria di Leuca a Otranto, con una larghezza che arriva fino ad Andrano, 1.800.000 persone non possono uscire, non possono entrare, non possono comprare da fuori, non possono vendere fuori. È una prigione a cielo aperto, meglio, è un ghetto, ok? È un ghetto, è un campo di concentramento. Con altre persone del capo di Leuca abbiamo fondato questa rete che si chiama Una Rete per Gaza, e il 21 ci sarà un'iniziativa a Tigiano. L'iniziativa si chiama Oltre la Festa e quest'anno sarà dedicata a Gaza. Il 25 a Tricase faremo la proiezione di due documentari. Un documentario si chiama Street Life, Gaza and Day, racconta la storia, le storie di 7 persone che vivono una giornata a Gaza in tempo di pace. Non possono fare niente. Ok? Le condizioni, perché io vi invito a leggerle, le condizioni che chiede il governo palestinese a Gaza sono quelle della riapertura del porto, della riapertura dell'aeroporto e del poter commerciare con fuori, ok? Quando vi parlano di uso proporzionato della forza, capite bene di che cosa stanno parlando. Si vogliono erogare il diritto di bombardare un popolo che non può fare niente. Non possono scappare dal luogo in cui vivono. Dove vanno? Telefonano a casa gli israeliani, mandano messaggi sui cellulari: andate via dalla vostra casa, la stiamo bombardando. E dove vanno? Ma dove vanno 1.800.000 persone? Io vi invito a spegnere la televisione, perché tutte le televisioni dicono solo una voce, ed è sono motivi strettamente economici per cui la voce è solo una, no? Noi gli affari li facciamo con Israele, mica con quei pezzenti di palestinesi. Intanto quei pezzenti di palestinesi muoiono per noi. Spegnete la televisione e andate su internet, nenanews.it, notizie dal Medio Oriente, e capite qual è la situazione. Grazie. E buon proseguimento con gli Avana Quinte. Organizza anche stasera un banchetto di solidarietà con la popolazione palestinese, oggetto dell'aggressione militare da parte dello Stato di Israele. Raccogliamo il vostro contributo che gireremo sui conti correnti di Tertesop, ONG che si occupa di coordinare gli aiuti umanitari nella striscia di Gaza. Oppure potete recarvi presso le farmacie di Alessane Montesardo che collaborano all'iniziativa e lasciare i farmaci che deciderete di comprare. Sarà nostra preoccupazione raccoglierli per recapitarli a chi si occupa del loro trasporto. Rispondiamo con l'arma della solidarietà alla brutalità dell'aggressione militare israeliana.
anche l'associazione Liberazione di Alessano, che ci ha consentito di essere presenti con un banchetto alla notte del borgo di Alessano del 8 agosto. Rete per Gaza del Capo di Leuca è un'organizzazione informale di cittadini e di associazioni che nel mese di luglio del 2014, a seguito della brutale aggressione militare israeliana, si è costituita perché ha accomunato cittadini di Alessano, di Montesardo, ma anche turisti in visita in questa bellissima terra, i quali hanno sentito l'esigenza di mobilitarsi per rispondere con la voce della solidarietà all'aggressione militare israeliana. Ecco per quale motivo ci siamo ritrovati e abbiamo trovato sulla nostra strada tanti amici, tanti compagni di viaggio che ci hanno assistito, che hanno contribuito alla nostra raccolta farmaci, che hanno solidarizzato con le nostre iniziative, che nel corso di questo mese ci hanno accompagnato e incoraggiato. E le iniziative sono state tante. Il 18 luglio il presidio in piazza Dottorino Bello a seguito dell'invasione di terra di Israele nella striscia di Gaza, e poi da lì una serie di banchetti di raccolta farmaci nelle principali manifestazioni culturali dell'estate alessanese. Il 27 e il 28 luglio il banchetto alla raccolta farmaci durante la festa patronale di San Trifone. Il 4 agosto ancora un banchetto per la raccolta farmaci alla sagra cittadina della Ficandò. L'8 agosto ancora un banchetto per la raccolta farmaci durante la manifestazione Una Notte del Borgo. Il 14 agosto ancora l'ennesimo banchetto per la raccolta farmaci durante la sagra del Porco per i Frie e della pasta fatta a casa di Montesardo. Ed infine oggi qui stasera il 16 agosto anche al concerto della Notte della Taranta di Alessano, per lanciare a voce alta e a fronte alta un messaggio di solidarietà, per dire che deve finire l'aggressione militare di Israele che dura da troppo tempo, per dire che deve finire l'embargo sulla striscia di Gaza, per dire che i palestinesi possono e devono vivere liberi nella loro terra e che quella terra non deve essere loro contestata, loro rubata da nessuno, così anche le loro risorse, la loro acqua, i loro beni devono essere liberi di poterne fruire come tutti i popoli del Mediterraneo. È così che si può costruire un Mediterraneo di pace. In questo Mediterraneo di pace noi crediamo, e su queste iniziative, su questi ideali abbiamo incontrato tanti compagni di viaggio che ringraziamo. Sono più di 500 gli euro che abbiamo raccolto in moneta e che abbiamo versato sul conto corrente dell'ONG Terre des Hommes, che coordina gli aiuti umanitari di tutte le ONG italiane presenti nella striscia. Molti sono anche i farmaci che ci sono stati versati, che ci sono stati donati. Alcuni sono ancora nelle farmacie di Alessano e Montesardo, che fin da subito hanno aderito all'iniziativa e hanno consentito la raccolta farmaci, hanno consentito ai cittadini di comprare i farmaci e di lasciarli lì in deposito. Vogliamo ringraziare innanzitutto le farmacie di Alessano e Montesardo, ringraziamo anche gli organizzatori delle manifestazioni nelle quali siamo stati presenti, vale a dire il Comitato Festa Patronale di Alessano, che ci ha dato subito ampia disponibilità, il comitato organizzatore e promotore della sagra di Montesardo, gli organizzatori anche della Notte della Taranta qui ad Alessano, che ci hanno consentito di essere in piazza, di essere presenti, di incontrare tanti cittadini e tanti turisti che in vario modo ci hanno sostenuto. Grazie veramente a tutti. Palestina libera! سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار
بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدوي دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدوي دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وبكل القوة نردعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي في الأرض براكين تغلي سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي في الأرض براكين تغلي سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم نخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار بسلاح الحق البتار سنحرر أرض